parliamo col professore Marcello Migliore, primario del reparto di chirurgia toracica del Policlinico di Catania. A che punto è la ricerca sul mesotelioma pleurico provocato dall'amianto? Intanto grazie per la presentazione e desidero innanzitutto dire che la ricerca sull'amianto è a buon punto. Bisogna ancora realizzare tante cose, a partire innanzitutto dal capire il meccanismo per cui si sviluppa il mesotelioma nell'essere umano. Sappiamo che è legato a delle polveri presenti nell'aria. Ma è opportuno distinguere i casi di mesotelioma nei laboratori dai casi di mesotelioma in città particolari come quella di Biancavilla, in cui il mesotelioma è legato soprattutto a delle polveri presenti nel territorio. Abbiamo certamente capito che si sviluppa in queste cittadine, in questa popolazione. Volevo precisare che sia in Turchia sia in Giappone ci sono delle città simili a Biancavilla, ma che per fortuna si è oggi riusciti a capire la motivazione e quindi prendere provvedimenti necessari che la politica sta effettuando con grande determinazione. Quali sono le nuove prospettive a livello chirurgico? Le prospettive sono tante, su questo dobbiamo, noi siamo fieri di essere qui a Catania e portare avanti un tipo di chirurgia che è meno invasiva rispetto alle altre, che però dà molta speranza ai pazienti con mesotelioma. Ricordiamo che è una malattia devastante sia per nel fisico che anche nello spirito, non soltanto per i pazienti ma anche per le famiglie. E questo tipo di chirurgia con delle metodiche particolari che permettono di far sì che dei farmaci agiscono sul polmone, sulla pleura intraoperatoriamente, stanno dando gli ottimi successi e abbiamo una sopravvivenza veramente eccellente qui ottenuta al Policlinico di Catania, grazie anche all'ausilio di macchinari e di supporto da parte sia dell'università che dell'ospedale. Quali sono i segnali iniziali della malattia? Beh, i segnali sono subdoli. Sfortunatamente non è una malattia come l'infarto, per esempio, che dà immediatamente il dolore toracico. In questo caso i sintomi sono molto lenti, il paziente per mesi può lamentare difficoltà a respirare e soltanto dopo alcune settimane o mesi va dal medico, il quale poi prescrive un'angiografia del torace e si scopre la presenza di un versamento pleurico. Il versamento pleurico è uno dei primi segnali della presenza di mesotelioma, soprattutto in pazienti a rischio come quelli che lavorano nelle miniere o pazienti che vivono in città sfortunate, tra virgolette, come Biancavilla. Lei appunto ha seguito e continua a seguire molti biancavillesi colpiti da questo male, come il padre di Dino Pappalardo. Come trova questi pazienti e cosa la medicina può fare in merito alla malattia? Beh, intanto ti ringrazio per aver ricordato uno dei miei primi pazienti che si sono affidati alle nostre cure. Il rapporto tra medico-paziente è fondamentale, soprattutto quando si instaurano o si devono eseguire degli interventi così importanti. E la fiducia che c'è tra il paziente e il medico, e il chirurgo in questo caso, è fondamentale. Fiducia che anche si deve instaurare con la struttura ospedaliera, perché non basta avere un chirurgo bravo o un medico bravo e una struttura ospedaliera che non supporta i pazienti nel loro ricovero ospedaliero. Quindi assolutamente felice di questo impegno nei confronti non soltanto degli abitanti di Biancavilla che hanno assolutamente bisogno, ma di tutte quelle persone che sono state sottoposte a un simile devastante neoplasia come quella del mesotelioma. Cosa si potrebbe fare per prevenire? Beh, prevenire già Biancavilla si sta facendo, no? Io credo che i risultati si vedranno a distanza di anni, perché finalmente i bambini possono giocare a Biancavilla e non avere le polveri in aria, cosa che invece probabilmente 30-40 anni fa i bambini 30-40 anni fa subivano senza che nessuno sapesse,
che cosa stava succedendo. Quindi bisogna ringraziare anche gli scienziati che hanno permesso questo. Noi siamo degli operatori, facciamo i chirurghi, facciamo anche scienza perché proviamo interventi chirurgici sempre innovativi al servizio dei nostri pazienti e con pazienti di grande apertura perché hanno il signor Pappalardo si è sottoposto a un intervento di cui si conosceva molto poco. Quindi l'assurdo è che in una città come Biancavilla, che sembra di secondo ordine, invece ci sono delle persone con una grande apertura mentale disposte ad affidarsi a cure, tra virgolette, sperimentali. Quindi grazie ancora per questa opportunità, ma soprattutto ho una speranza per tutti coloro che soffrono di questa malattia. Cosa ne pensa di questo intreccio tra arte, quindi la musica, con la medicina? Questa è una domanda molto interessante per tanti motivi. Prima perché Ippocrate, che penso che tutti quanti conoscono, diceva che la medicina è la più nobile di tutte le arti. E quindi mi riallaccio alla musica, perché anche la musica è la melodia dell'anima, come dicono in molti. E allora medicina e musica sono strettamente collegate. E forse sarà un caso che Dino Pappalardo, che è il figlio del signor Pappalardo, che io ho avuto l'onore e il piacere di operare anni addietro, ha prodotto un video di musica innovativa rap, che io conosco bene perché ho dei figli, quindi che so benissimo il tipo di musica è, e mi piace anche, orientata sul denunziare, ma non denunziare in senso negativo, denunziare in senso positivo. Il mesotelioma come neoplasia presente nel suo territorio e quindi stimolare le opportune istituzioni per fare di meglio e cercare di portare avanti la ricerca sul mesotelioma. Tant'è vero che con i fondi che si raccoglieranno con questa iniziativa promossa potremo portare avanti la ricerca. Mandare anche dei ragazzi fuori per cercare di migliorare le nostre competenze anche scientifiche, non soltanto tecnologiche, e quindi dare in futuro altre informazioni necessarie per poter sconfiggere questa malattia.